Ciao, come detto dal titolo, oggi parliamo del diabete e i viaggi. Ho già parlato un paio di volte di come portare l'insulina durante il viaggio. Oggi voglio fare un discorso un po' più in generale di quanto riguarda i viaggi. Io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, sono più di 15 anni con il diabete e quindi questo significa che comunque ho viaggiato anche avanti e indietro più volte. Mia mamma è sarda, per cui facciamo almeno 2 volte l'anno vado in Sardegna, questo significa prendere 4 voli aerei l'anno, per cui sicuramente ho viaggiato più volte con l'aereo. Mi sono capitati anche climi molto diversi, dal Belgio agli Stati Uniti, e mi sono arrivate situazioni molto diverse in quella che era la gestione delle glicemie. Quindi vorrei parlare prettamente di quella che è l'organizzazione e la gestione durante il viaggio. Primo punto è organizzazione dei farmaci. Una volta che hai deciso la tua destinazione, so, vuoi andare a fare un safari in Africa piuttosto che andare a visitare la Torre Eiffel, ecco che sì, i farmaci che ti portano sono gli stessi, ma ti devi portare una serie di precauzioni aggiuntive. Perché se da un lato a Parigi è più facile che se ti ricoveri in ospedale, comunque tu possa avere. A parte che ti puoi far spedire i farmaci se proprio da casa che ci metti poco. Però se hai dei familiari o dei parenti vicino a casa tua. Però a parte questo discorso, cioè, è molto più facile avere una risposta, oltre che è più facile conoscere la lingua del posto. Se tu sei in Uganda fare un safari, ecco, forse è un pelo più complesso. E la parte sanitaria non so quanto ti sia garantita se vai in un ospedale, o meglio, ti sarà garantita, ma non con i livelli di accuratezza che abbiamo ovviamente in Europa, in particolare in Italia, che sebbene il sistema sanitario sia abbastanza preso in giro, vi posso assicurare che se vi capita di girare è messo meglio rispetto a molti molti altri posti. Quindi, organizzazione dei farmaci. Innanzitutto, prendendo per esempio un viaggio in cui andiamo in una città, non c'è bisogno che ti porti via la borsa termica, ok? Non serve, perché tanto sei in una città, non hai grandi sbalzi di temperatura, cioè gli unici grossi sbalzi di temperatura che puoi avere è posto con aria condizionata fuori con 39 gradi. Questa è l'unica cosa che ti può capitare. Però tendenzialmente non è che tu giri con tutti i pacchi di insulina tutti i giorni, per cui se ad esempio la lasci in hotel dentro il frigo bar l'insulina che sta fresca, non hai nessun problema, te la porti via ti porti via quella che usi più la tua insulina aggiuntiva per sicurezza e sei a posto. Quindi questo è per quanto riguarda la gestione del tutti i giorni, perché sappiamo che quello che altera l'insulina è il grosso sbalzi di temperatura. Poi una volta che è aperta non dovrebbe stare al sole, dato che se uno va a visitare il sole e lo prende, le possibilità sono queste. Per cui bisogna fare attenzione, quindi, quella che è la prima parte. La seconda parte è fare bene il calcolo di quelle che sono le insuline che ti porti via. Perché dico questo? Perché capita che uno le perda, dividerle in più borse, perché capita che ti perdano la borsa. Cosa fai se ti perdono la borsa e tu sei a Tokyo? E avere sempre il doppio delle cose, perché le perdi, perché scadono, perché va male, perché ti perdi la borsa, non si possa mai sapere, qualcosa ti può succedere, quindi ovviamente portarsi via sempre il doppio delle robe e divise in più borse, si sa mai per sicurezza, anche perché poi se ti capita di perdere il bagaglio ha voglia di trovarlo, ti capita che lo trovi il giorno dopo, ti capita che lo rispediscono un mese dopo a casa, ti capita che non lo trovi proprio più, per cui soprattutto se tu vai in vacanza non vuoi avere le sfighe di dire oddio, safò, me copo. No, cioè vuoi andare in vacanza, vuoi rilassarti, per cui si cerca di portare via almeno il doppio. Questo vale anche per i sensori. Io, cioè, se vado in Sardegna 2 settimane, porto via, oltre al sensore che uso, porto via altre due. Sempre. Perché uno si rompe, quell'altro lo metti, non si sa mai, devi cambiarlo e averne uno di scorta. Sempre. Per cui bisogna sempre avere le cose in più. Dopodiché si fa il conto con il punto in cui si va a viaggiare. Ovviamente la limitazione che io ho a Parigi è diversa l'alimentazione che c'è in Messico, ok? E piuttosto che c'è quella che c'è in Giappone o in Cina. Per cui a seconda poi di uno dove viaggi, se stai in Europa più o meno siamo lì. Però siccome uno può viaggiare anche, fare viaggi anche lontani, questo è quello che può succedere. Ad esempio, se tu vai in Cina o comunque nei paesi orientali, è vero che c'è tanta frittura, ma anzi, in Giappone c'è tanta frittura, ma comunque non è così pesante come quella europea. Se tu vai a mangiare negli Stati Uniti, mangi solo carboidrati la mattina e la sera, mentre in Cina è più facile mangiare robe molto proteiche, leggere, tanti brodini, e quindi è molto più salutare, se vogliamo, anche l'alimentazione. Per cui bisogna fare riferimento anche al posto in cui si va a mangiare. Poi, c'è cioè dire che
se uno si trova in Italia a mangiare il McDonald's, allora gli è colpa tua, però, cioè, nel senso, te la vai un po' a cercare, perché il pane c'ha lo zucchero, perché la carne c'ha lo zucchero, perché le salse c'ha lo zucchero, perché pure la carta con cui ti involucrano le robe probabilmente c'avrà lo zucchero, per cui te la vai un po' a cercare. Lì sta a te. Ultimo punto, mare e montagna possono alterare la sensibilità all'insulina perché c'è una diversa pressione atmosferica. Questo può anche inficiare poi sulla presenza del sensore che sia collegato o non collegato, si scollega, posso avere problemi. Per cui quello che vi voglio dire, anche quando andate in montagna, siete magari comunque vicino casa, fate attenzione soprattutto a parte il sole che ti scotti molto di più, ma ad esempio il mare può sminchiare il sensore, l'acqua e non andrà più. In particolare, ad esempio, l'Abbott, per quanto riguarda il freestyle, ti dice che il sensore guarda, è valido fino a quando lo usi in acqua, ma non sotto più di un metro. Questo perché la pressione può alterare quello che è la sensibilità al glucosio. In particolare, bisogna fare riferimento anche al fatto che già i sensori non prendono il valore capillare, ma lo prendono interstiziale, per cui non è più così preciso, già è un pelo in ritardo rispetto a quello che è il valore del compartimento vascolare, per cui bisogna fare una lieve attenzione. In più c'è il discorso del caldo che può alterare la sensibilità all'insulina, in particolare se passo tutta la giornata al mare. Bisogna avere quindi una serie di precauzioni. Quello che ti devo dire, ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti aiutano nella tua gestione del diabete, a partire da quello che è le glicemie, la dieta, l'alimentazione, lo stress, fino ad arrivare appunto magari gli aspetti relazionali su cui potrebbe forse inficiare il diabete. Ed è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!